Buongiorno, bentrovati! Oggi sono tornata in Alta Valle, sono con una compagnia super, sono con la mitica Giuliana. Buongiorno. E la Rosy, grandi Ciao. Donne! Allora, ci troviamo a Riale, che è il paese più a nord del Piemonte. È un villaggio valser a 1740 di altitudine. Oggi vogliamo percorrere il sentiero G37, che è stato inaugurato giusto un anno fa, il 21 agosto del 21, dalle sezioni CAE SEO di Domodossola e il CAE di Somma Lombardo. Questo sentiero permette un collegamento alto tra il rifugio Somma Lombardo al Lago del Sabbione con il rifugio Margaroli al Lago del Vannino. Quindi adesso noi qui siamo a Morasco, abbiamo lasciato l'auto all'inizio di Riale e adesso dovremo prendere il sentiero G39 e torneremo ad Anello salendo alla Bocchetta del Gallo, prendendo il sentiero G35 che ci riporterà a Riale. Noi ci incamminiamo e buona visione! Dopo un'ora di cammino siamo arrivati a questo bivio, a questo baitello. Siamo a 2200 metri di altitudine. Se andassimo a destra si potrebbe arrivare su al rifugio Città di Busto. Noi invece ci portiamo sul lato sinistro della valle e attraversiamo il rio Sabbioni. Di là tutta la piana dei Camosci a 2480 e si vede bene anche il rifugio Città di Busto. Il lago dei Sabbioni. Arrivati al rifugio Somma Lombardo a 2561 metri. Colazione fatta e ripartiamo. Adesso prendiamo il sentiero G37. Ecco il sentiero che dobbiamo fare. E qua va giù bene. Sul lago del Sabbione, la punta d'Arbola, la punta del Sabbione. Poi di qui si vedono il rifugio Claudio Bruno e il rifugio 3A. Qui incontriamo la casa
lava dove hanno estratto le rocce per costruire la diga del Sabbione, ed è documentato molto bene nel film di Ermanno Olmi che si intitola La diga del ghiacciaio del 1953. Ecco i laghi gemelli di Banna, e sopra è il Pizzo del Costone. Noi adesso scendiamo al lago, poi ci portiamo sulla destra e risaliamo questo canalone. Passiamo vicino al ghiacciaio di Banna e andiamo su. Siamo arrivati al Lago dei Gemelli di Banna, siamo a 2625. Qui finisce il sentiero marcato E e comincia quello per escursionisti esperti. Dobbiamo arrampicarci su di là. Tutto il percorso comunque è ben segnato. Wow! Guarda video dove mangio! Le guglie! Eccole! Carlo! Dove? Oh! Lago Struer, il Vannino, il Giave! Di là c'è la Scataminoia! Al di là al Devero. Oh, che bello! E là il lago Castel col Castelor. Sembra veramente una finestra. Di qua il lago del Sabbione e si vede bene il rifugio Claudio Bruno e là sopra il 3A. Il Blinenor rimane coperto ed è bellissimo anche solo fare il giro alto dei rifugi. Ero stata già anni fa, l'ho fatto più volte ed è veramente bello anche questo giro qui. Andiamo su e scendiamo così e risaliamo e andiamo di là verso il passo del Vannino. Ecco le bianche guglie, siamo arrivate, paesaggio lunare. Caraibi, della sabbia dei Caraibi. Arrivate alle bianche guglie.
E siamo qui in questo bellissimo ristorante. Guardate che paninazzo là, Giuli. E beh, ci vuole zucchine. No, ci vuole perché è una fatica, eh? Faticoso e meraviglioso. E ora ripartiamo. Qui siamo a metà percorso. Abbiamo fatto 10 km e 50. Adesso dobbiamo andare verso il passo del Vannino. Siamo scesi da là e proseguiamo in giù verso il passo, sempre ben segnato. Siamo proprio ai piedi del ghiacciaio dell'Arbola. Mamma mia, fantastico, che roba! Ambiente su pietraie, non molto segnato, si va un po' a intuito, i segni sono pochi, per esempio ce n'è uno laggiù. Ai piedi dell'Arbola. Adesso lasciamo alle nostre spalle il ghiacciaio e scendiamo giù qua. Andiamo verso il lago Struer, passando dal passo del Vannino. Qua fino al lago Struer è fantastica, hai sempre davanti questo panorama, quindi è molto molto piacevole. Alle mie spalle c'è il Monte Giove, bello. Eccoci al lago del Vannino, adesso scendiamo al rifugio Margaroli e poi proseguiamo un attimo più in giù per prendere l'attacco alla Bocchetta del Gallo. Ecco, dovremmo andare su di lì. A destra. In poco più di mezz'ora siamo arrivati in cima. Siamo saliti da qua e il sentiero è a zigzag, quindi
gradevole. Peccato solo che adesso con sto sole ci siamo un po' brasate. Però adesso ecco, si scollina un po' prima di scendere. Quindi proseguiamo. Noi andiamo su in quella bocchetta e questo è il panorama. La vista da qua sul Giove, forse questo è il martello, il pizzo martello, può essere. Questo. Oh, faccio fare. E laggiù c'è il rifugio Miriam con la chiesetta, bellissimo. Sale ancora, forse è lì la bocchetta. Invece lui fa il figurone. Sì, ma è un gallo? Ma è un gallo quello là? Sì, ho un miraggio, forse è un gallo. Oh. Kikiriki! Bocchetta del gallo, 1:10 di cammino come da cartellonistica. E adesso giù! Da qui c'è una bellissima vista. Allora, il Lago Nero dovrebbe essere qua, incastonato qua. Sopra c'è il Basodino e il Castelhorn. Là è il Lago Castel. Il Corno Talli dove sarà? Forse è questa. E poi di qui si va al Passo Tamier dietro. Un altro bellissimo giro che faremo più avanti. Siamo sbucate proprio qui dove c'è la cascata in curva. Il sentiero che scende dalla bocchetta del Gallo arriva a Frua, ma la macchina era reale. La strada era ancora lunga e asfaltata. E questo è un particolare che dovete tenere presente qualora vorreste fare questo itinerario. Io come ho avviato il problema? Facendo autostop. E devo ringraziare tanto Gaia e la sua mamma Piera per averci dato un passaggio. Grazie e un caro saluto. La fatica c'è stata. Oh, eccoci qua, siamo tornate alla macchina, sono ben le ore 20. Siamo in giro da stamattina alle 7, siamo stravolte. No. Però caspita, una bellissima gita. Siamo super soddisfatte. Sì, che bellissimo. Bello. Confermo, stupendo, bello, appagante. Bellissimo. Chiudiamo bene l'estate. Sì. Con una spacchinata. Allora, vi do i dati. Abbiamo percorso 21 km, abbiamo camminato 9 ore e 12 per un dislivello di oltre 1600 metri. Quindi insomma, dai, siamo state brave e birretta niente perché andiamo a casa, perché pastina stasera. Sì, questa sera abbiamo concordato una bella pastina. E allora noi vi salutiamo e vi auguriamo, come sempre, alla prossima!